accogliamo con un calorosissimo applauso il dottor Danilo De Mari. Buonasera a tutti. Sembro quasi serio da questa immagine. In quanti di voi hanno utilizzato almeno una volta nella vita la curcuma? Alzino la mano. Per chi non usa la curcuma o non ha mai usato la curcuma, verrà molto probabilmente convinto ad utilizzarla. E chi la sta usando prenderà maggiore consapevolezza della curcuma. Questo è fondamentale. E la curcuma. 20 minuti per parlare di una pianta. Principio attivo curcumina, vai su PubMed, negli ultimi 10 anni, se scrivi curcumina, ci sono oltre 15.000 studi. E allora, quello che voglio darvi oggi è un concetto. È il concetto che deve farci capire perché è indispensabile utilizzare la curcuma. La curcuma poi in associazione a un'acqua alcalina ionizzata che penetra veramente nelle cellule. Diventa qualcosa di quasi miracoloso se la guardiamo bene. E la curcuma a cosa serve? Cosa ci viene in mente quando pensiamo alla curcuma? Beh, è la pianta che aiuterà qualsiasi persona a ridurre l'infiammazione. Sì, non solo. Dovete sapere che da tutti questi studi, alla fine, sono tutti concordi nell'affermare che la curcuma va a lavorare su alcuni tasti fondamentali del nostro metabolismo. Scopriremo oggi di un tasto fondamentale, l'NFKB, ma ve ne parlerò in maniera molto semplificata. Poi altri studi dicono sì, la curcuma abbassa i livelli di colesterolo, ma non in generale tutto, solo quello cattivo, l'LDL. E quindi protegge il cuore, no? Dagli infarti, dagli ictus, da una serie di problematiche, anche dall'ipertensione. E poi va addirittura ad interagire col TNF-alfa, fattore di necrosi tumorale, sì, perché previene i tumori. Fantastica la curcuma. E in più interagisce in qualche maniera col SIRT1, SIRT2, mTOR. Che cosa sono? I geni per la longevità. Tutti questi studi, cosa dicono alla fine? Guarda, chi assume curcuma vive più a lungo. Noi, da quando nasciamo, ancora prima di nascere, man mano che diventiamo sempre più grandi nella vita, entriamo in contatto con numerose sostanze che ci porteranno ad un aumento dell'infiammazione dentro di noi. E quindi, se la salute è un equilibrio tra biochimica, struttura e psiche, lo squilibrio di uno di questi tre fattori, di tutti e tre i fattori, ci portano a un aumento dell'infiammazione. E dobbiamo immaginare l'infiammazione come un fuoco che scotta. E se dentro di me vado a fuoco, l'organismo cosa dovrà fare per spegnere il fuoco? Usare acqua. Usiamo l'acqua. E l'acqua da dove la prendiamo? Da ogni cellula. Un pochino da ogni cellula. E allora la curcuma cosa fa? Beh, la curcuma in realtà va a spegnere tutti i tasti collegati all'infiammazione a monte. Quindi spegne l'NFKB. Che significa che spegne il fuoco? No. Significa che inibisce il segnale che dirà ai boscaioli di andare a prendere più legna. Quindi il nostro corpo inizia a non andare più nel bosco a togliere la legna. Cosa succede? Avete mai acceso un fuoco? Sì. Se io non lo alimento con la legna, dopo un po', quella poca legna che c'è viene consumata e la fiamma si spegne. Questo succede.
Quindi se io riesco realmente a utilizzare una pianta che ci ha dato Madre Natura, che fra tantissime piante che esistono in fitoterapia abbiamo visto da tutti gli studi essere quella più sicura, con meno interferenze, con meno effetti collaterali di altre, vado a regolare un tasto cruciale in combinazione a un'idratazione reale, ho trovato siamo nella via che ci sta portando verso una longevità. Qui andiamo a toccare tutti gli aspetti, perché tocchiamo anche l'aspetto di come restare in salute. Perché l'alchimia si divide in tre vie. L'onniscienza, quindi la ricerca del conoscere tutto, la ricchezza, la trasmutazione del piombo in oro, e la ricerca del rimedio universale che potesse curare ogni male. Ma qual è il rimedio universale che può curare ogni male? Sta dentro di noi. Noi nasciamo sani nella maggior parte dei casi, quando siamo fortunati, e abbiamo il dovere, il compito di cercare di mantenere il nostro stato di salute e vitalità più alto possibile, nelle miglior condizioni possibili. Perché io non voglio essere un padre che ha difficoltà a sollevare un figlio, un nonno che ha difficoltà a giocare a beach volley col proprio nipote. Non esiste. Io vi ringrazio per l'attenzione, siete fantastici. Grazie.